Nel 2007, con l'uscita di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, il mondo conobbe la trasposizione in salsa Pokémon di Satana, ovvero Giratina. Ma all'epoca nessuno sapeva, e forse nemmeno in Game Freak se ne erano accorti, che Satana era già stato distribuito sui giochi Pokémon dalla terza generazione. Parliamo ovviamente di Shedinja. È lui il vero demonio, il vero demone dei Pokémon, non Giratina, ma Shedinja, non lui, ma lui. E questo Pokémon deve essere bannato. Salve a tutti ragazzi e bentornati nella nostra rubrica VGC History, rubrica in cui ripercorriamo la storia del VGC in alcune sue sfaccettature. Ovviamente il tutto in bassa risoluzione come al solito. Se vi siete persi i video precedenti, recuperatevi, perché oggi parliamo di un argomento importante e che speriamo che non dovremmo toccare nei prossimi mesi o nei prossimi anni a lamentarci, ad andare sotto la sede di Game Freak con le torce e con le fiaccole in mano. Come avete capito dal video, oggi parliamo di Shedinja. Parleremo della sua storia all'interno del VGC, della sua importanza, ma soprattutto parleremo del perché questo Pokémon è a rischio ban oppure è già stato in qualche modo bannato dai codici di gioco. Parleremo anche dell'eventualità che questo Pokémon non sarà bannato un giorno all'interno dei giochi, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e scopriremo come potrà essere giocato, ma soprattutto anche come potrebbe essere counterato, all'interno delle lotte competitive. Io sono Mattia, mettetevi comodi e partiamo col video di oggi. Shedinja è un Pokémon di tipo coleottero spettro, tipologia particolare, che si evolve da Ninkada in un modo molto particolare. Siamo ad Hoenn, a nord di Ferruggipoli. Dopo aver sconfitto Petra nel percorso a nord, troviamo Ninkada, questo piccolo insetto insulso senza nessuna caratteristica particolare. Lo catturiamo e lo mettiamo in squadra. Qualora avessimo la buona volontà e la santa pazienza di farlo arrivare a livello 20 senza alcun motivo apparente, potremmo ottenere la sua evoluzione, ovvero Ninjask. Ma se durante il processo di evoluzione di Ninkada in Ninjask dovessimo avere uno slot libero in squadra senza alcun motivo, quello slot verrà occupato da Shedinja. Sì, perché Ninkada nell'evolversi in Ninjask lascia dietro di sé questa sorta di guscio vuoto che appunto sarebbe Shedinja. Da qui appunto nasce proprio la tipologia spettro di Shedinja come guscio vuoto, come involucro vuoto lasciato da Ninkada durante il processo evolutivo, oltre appunto alla tipologia coleottero in quanto insetto. Per quanto riguarda le statistiche di Shedinja non sono particolarmente alte, anzi è l'unico Pokémon che nell'evolversi ottiene un totale di statistiche base inferiore alla sua pre-evoluzione, unico caso in tutto il Pokédex dei giochi Pokémon. A colpire non sono solo le sue statistiche basse per quanto riguarda il reparto difensivo, una velocità non propriamente alta, anzi abbastanza lenta, ma quello che colpisce è un punto in PS di statistica base. Questo ovviamente rende Shedinja il Pokémon con meno PS del globo Pokémon, anche perché ha effettivamente un solo PS disponibile. Questo ci farebbe capire, insomma, che il Pokémon è un po' una sorta di merda, perché Cazzarola lo andrebbe a giocare un Pokémon che ha difese basse, un solo punto in PS e per di più tipologia coleottero che ha mille debolezze e in più anche spettro. Una merda. E invece la forza e la potenza di questo Pokémon sta nella sua abilità, unica nel suo genere, abilità che non può essere nemmeno copiata, e parliamo di Wonder Guard. Abilità Wonder Guard che fa sì che il Pokémon possa essere colpito solamente da mosse super efficaci su di esso. Ora capite perché è il male, è il demonio questo Pokémon. Immaginate di trovarvelo davanti e di non poterlo toccare con nessun'altra mossa, a meno che questa non sia super efficace. Non potete colpirlo con mosse di stato, non potete colpirlo in nessunissimo modo. Il Pokédex cita: pare che chi spii all'interno del suo guscio perda l'anima, ma l'anima la perde anche chi se lo trova contro, non solo chi lo gioca.
Gli avversari, infatti, quando se lo trovano davanti, in preda a un misto di odio e rabbia, sputano, bestemmiano e spaccano tutto quello che possono spaccare. Che voi siate dei giocatori competitivi di VGC Pokémon o che siate dei giocatori che tentino la fortuna in una delle 1000.000 Kaizo Iromon che sono disponibili, questo Pokémon sarà il vostro incubo. Bene, abbiamo parlato delle sue statistiche, abbiamo parlato della sua abilità che lo rende davvero davvero rotto, ma in termini di competitivo Pokémon, che cosa ha fatto questo Pokémon nella sua storia? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma è un Pokémon comunque normale, tra virgolette, può essere counterato, i counter comunque ce li ha, ci sono, potrebbe anche essere che in competitivo non ha fatto assolutamente nulla. Purtroppo vi sbagliate. Partiamo con ordine. Nel 2018, quando uscirono Ultrasole e Ultraluna, il VGC si spostò su questi giochi per quanto riguarda il competitivo e Shedinja iniziò a vedersi in qualche team particolare, ma alla fine non è che fece poi chissà che cosa. Anche con l'avvento nel 2019 del metagame Uber con Sun Series, Moon Series e Ultra Series, qualche team particolare con Shedinja iniziava a vedersi già dalla Sun Series, ma il piccolo demone era minacciato da Solgaleo e Lunala. La loro mossa peculiare infatti andava a sbattersene delle abilità degli avversari, un po' come rompiforma se vogliamo, e quindi Shedinja era davvero minacciato da questi Pokémon. Certo, la tipologia Spettro lo aiutava perché era super efficace su entrambi, ma all'epoca come mossa Spettro si giocava con Shadow Sneak oppure con Phantom Force, le uniche mosse che potesse imparare. Shedinja già da inizio 2019 infatti iniziava a vedersi un po' come sorta di support con Alliswitch, con Tossina, con Shadow Sneak, con robe di questo genere qua. Ovviamente all'epoca Alliswitch si poteva usare volendo anche in continuazione, un po' anche come su Spada e Scudo, cosa che invece su Scarlatto e su Violetto è cambiata. La mossa può missare al secondo click di fila. Ma con l'avvento dell'Ultra Series, dove tutti i leggendari ebbero praticamente tutte le loro forme alternative, dalle Mega agli Archi Risvegli a Ultra Necrosma, Shedinja iniziava piano piano a intrufolarsi in qualche team strano, fino ad arrivare alla combo definitiva, ovvero Shedinja in un team con Tapu Fini. Tapu Fini che cosa faceva? Andava praticamente a fare Soak su Shedinja, trasformandolo, ovvero inondazione, trasformandolo così in tipo acqua. E praticamente ogni volta che si andava a trasformare Shedinja in versione acqua, o avevi una mossa elettro o una mossa erba, oppure il Pokémon non lo toccavi più. Quindi in questi team si preferiva andare a killare prima quelli che potessero dare in qualche modo fastidio a Shedinja per poi fare Soak con un Tapu Fini Scarf, quindi molto più veloce di tanti altri Pokémon, fare Soak su Shedinja, trasformarlo in tipo acqua e poi da lì praticamente il gioco era fatto. Tossina, Shadow Sneak, Alliswitch, così per dare anche un po' di fastidio all'avversario e per fargli premere cose a caso sul DS, e intanto i compagni ripulivano un po' il terreno. Shedinja poi alla fine vinceva da solo. Ma il fastidio di questo Pokémon non era solo dovuto al discorso Soak, abilità, mosse. Questo Pokémon infatti già dalla team preview metteva molta pressione a chi se lo trovava contro. In un determinato matchup infatti o ti portavi cose all'interno della partita che potessero counterare Shedinja qualora l'avversario te l'avesse portato. Se non le portavi e lui ti portava Shedinja, perdevi, ma se tu le portavi e magari non ti andavano a counterare tutti gli altri che l'avversario portava tranne Shedinja, avevi comunque perso. Quindi dovevi solo azzeccare quelli che portava l'avversario. Quindi anche a livello di pressione, a livello di team preview, Shedinja ti metteva tanta tanta pressione. Anche banalmente in fase di testing, in un metagame dove Shedinja iniziava piano piano a prendere piede, a farsi vedere, dovevi avere all'interno del team qualcosa che andasse a counterarlo. Shedinja poi alla fine si porta a casa, ed ero testimone io purtroppo, il regionale di Colonia a fine 2019, sempre con la combo Fini-Soak. Ero presente lì a quel regionale che fu anche il mio primo regionale e vidi vincere Shedinja. Un incubo praticamente, un regionale che fu un incubo. Ma arriviamo a Spada e Scudo. Ovviamente nelle prime serie Shedinja non era giocabile perché non presente all'interno dei giochi, ma arrivò piano piano con i vari DLC, Tane Dynamax e Pokémon Home e tutto quello che conosciamo.
Shedinja su spade e scudo fu molto più utilizzato rispetto a Ultrasole e Ultraluna. Anche il modo di giocarlo era praticamente cambiato. Su Ultrasole e Ultraluna, appunto, non avendo la possibilità di cambiare il meteo a piacimento in base alle mosse, ma solo secondo l'abilità dei Pokémon, ma quelli con la grandine o quelli con la sabbia non venivano giocati nel metagame Uber, Shedinja veniva giocato quindi con la Focus Sash, la Focal Nastro, che gli permetteva dunque di reggere un colpo e poi di rispondere magari, no, all'avversario. Su Spade e Scudo, con le mosse roccia o le mosse ghiaccio che potevano andare a cambiare il meteo, si preferì giocare Shedinja con le Safety Goggles. Quindi con il rischio, è vero, di morire dopo un solo colpo, ma evitarsi i danni da Sand o dalla grandine. Inoltre su Spade e Scudo, Shedinja aveva accesso a una nuova mossa, introdotta proprio in ottava generazione. Parliamo ovviamente di Poltergeist, mossa spettro fisica, quindi perfetta per il nostro insetto, che va ad usare lo strumento dell'avversario come calcolo di potenza della mossa. Quindi questo anche dal punto di vista offensivo rendeva Shedinja molto più pericoloso. Passare da una mossa come Shadow Snake a una come Poltergeist, insomma, fa tutta la differenza del mondo. Per quanto riguarda il resto invece delle mosse, non erano praticamente cambiate, tra Alley Switch, Tossina, chi più ne ha più ne metta. Anche qua Shedinja in serie 12 con gli Uberoni, le Dynamax e le Gigamax trova terreno super super fertile, tanto che poi anche a Milano Flavio Del Piglio ci ha vinto lo special event proprio con Shedinja. E tra l'altro, piccolo fun fact, in quella Swiss io beccai Spuntarelli che giocava Shedinja, e per me fu davvero un incubo, perché mi misi lì a predictare l'ingresso di Shedinja oppure no, oppure l'Alley Switch oppure no. Era davvero davvero tosta. Anche in serie 12 Shedinja veniva giocato o nella sua versione classica normale, oppure con un compagno che poteva essere anche Inteleon, che gli andava a fare Soak, sempre per renderlo di tipo acqua e dunque immune a tutte le mosse se non di tipo elettro oppure erba. Era davvero una noia mortale trovarselo contro questo piccolo demonio, e i risultati infatti poi se l'è portati a casa, in un contesto dove trovava del terreno fertile, anche perché poi sì, c'era Rillaboom, c'era Eleki, c'erano le mosse roccia, c'erano quello che volete, però se non si hanno dei counter è davvero difficile trovarselo contro e giocarci contro. Anche perché poi col discorso della team preview era sempre il concetto di Ultrasole e Ultraluna, quindi ti metteva pressione anche in team preview. Altro piccolo fun fact su Shedinja: Giacomo Pauselli, l'archete, chiamatelo un po' come volete, ormai membro del nostro canale, l'aveva giocato a Francoforte all'internazionale facendoci anche top, a dimostrazione appunto del fatto che comunque Shedinja era un Pokémon davvero noioso per chi se lo trovava davanti. Ma veniamo nel mondo di oggi, veniamo a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Nel momento in cui sto registrando questo video, ancora non è dato sapere se è presente Shedinja all'interno dei codici di gioco di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Forse sì, forse no, non lo so. Quindi già da questa cosa si può andare a ipotizzare che magari Shedinja non sarà disponibile nemmeno per Pokémon Home, per essere portato su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Ma la cosa che ci interessa a noi: sarà giocabile in VGC? Potrebbe esserlo o potrebbe non esserlo. Mi spiego peggio. Anche qualora Shedinja potesse essere trasferito tramite Pokémon Home su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, non è detto che questo Pokémon potrebbe essere giocabile in competitivo. Questo perché semplicemente basta fare una ban list dove, oltre ai misteriosi, oltre agli Uber, viene anche bannato semplicemente Shedinja. Possono anche mettere Pokémon bannato con questa abilità e di conseguenza sarà Shedinja, anche perché Wonder Guard ce l'ha solo lui e nessun altro. Ma perché ci troviamo a parlare del possibile ban di Shedinja o sperare in questo possibile ban? Perché semplicemente Shedinja su Scarlatto e Violetto sarà rotto, romperà il meta, romperà il gioco e romperà soprattutto le palle. Adesso ci arriviamo, spieghiamo tutto, e mi raccomando ragazzi, fatemi sapere anche la vostra se volete il ban di Shedinja, se lo giocherete qualora disponibile, oppure se vi accontentate, va bene così, non lo gioco, gioco qualcos'altro. Shedinja tipo coleottero spettro, già questo fa capire che già a livello di mosse, vedendo il metagame generale, ha alcune mosse che potrebbero dare tanta tanta noia a tanti Pokémon presenti.
Pensiamo a Fluttermane, pensiamo a Rillaboom, pensiamo a Ogerpon, va bene. Unite questo alla sua abilità Wonder Guard, che fa sì che il Pokémon possa essere colpito solo da mosse super efficaci, quindi non da mosse poco efficaci o da danno neutro. Già questa limita molto l'usage dei Pokémon che possono andare a colpire Shedinja. Aperta e chiusa parentesi, Ursaluna Blood Moon, che può colpire gli spettri, non vale come mossa super efficace, mi raccomando. Benissimo, adesso andiamo a restringere ancora di più il campo, perché consegniamo al nostro Shedinja una Tera Elettro. Esatto, gli andiamo a mettere una lampadina sulla testa, perché il nostro Shedinja ha avuto un'idea geniale di diventare tipo elettro, riducendo ancora di più la possibilità di subire colpi super efficaci. Già, perché la tipologia elettro ha una sola e unica debolezza, ovvero, bravissimi, il tipo terra. Ora, toccherà vedere con il secondo DLC, questo nuovo tipo della terra cristallizzazione, che cosa comporterà. Se tutti i Pokémon saranno colpibili con danno neutro, oppure se tutti i Pokémon diventeranno resistenti, toccherà vedere. Ma rimaniamo sul conosciuto e su quello che sappiamo. Quindi Shedinja, con una possibile terra elettro, sarà debole solo alle mosse di tipo terra. Bene, allora c'ho Stomping Tantrum, c'ho Terremoto, c'ho Earth Power, perfetto. Qual è il problema? Tutti giocano Landorus, non c'è nessunissimo problema. Insomma. Già, perché se noi alla terra elettro di Shedinja aggiungiamo un palloncino, che fa sì che qualsiasi Pokémon diventa immune, perché vola con il suo palloncino, immune alle mosse di tipo terra, beh, il gioco è praticamente fatto. Shedinja è immortale e vince da solo tutte le partite. Quindi, ricapitolando, Wonder Guard, abilità che permette al Pokémon di essere colpito solo da mosse super efficaci, più la Terra Elettro, ovvero Terra che ti dà una sola debolezza al tipo terra, e più il palloncino come strumento da tenere, che ti rende immune alle mosse di tipo terra. E il cerchio si è chiuso così. A livello di mosse che puoi imparare, potete scegliere quello che volete, da Tossina al Poltergeist, al Bug Buzz, al Bug Bite, a... sbizzarritevi voi e divertitevi. Può essere counterato Shedinja e come? Cercheremo di rispondere a questa domanda sempre con quello che noi sappiamo e conosciamo. Ovviamente, torno a dire, non sappiamo nulla sulla nuova terra cristallizzazione del secondo DLC. Cosa comporterà e se potrebbe cambiare un po' questa situazione, non che abbiamo ipotizzato in questo video. Sicuramente uno dei counter perfetti per Shedinja è l'Ogerpon di tipo Fire, che con la sua abilità Rompiforma va praticamente, come dice proprio il nome, a rompere l'abilità dell'avversario. Quindi può colpire Shedinja con una mossa fuoco o erba, quella che sia, proprio perché ha un'abilità che va ad ignorare l'abilità di Shedinja stesso. Ma per quanto riguarda invece tutti gli altri Pokémon, beh, sicuramente con il meteo della Sand. Già, perché la grandine, con il cambio a scarlatto e violetto in neve, non va più a fare danno come la Sand ogni fine turno, e quindi anche qua Shedinja è immune a Yale Team. Ma con la Sand, Shedinja, se tiene il palloncino, non tiene le goggles, e quindi subisce danno dalla Sand e se ne torna all'inferno da cui proviene. Ma Tyranitar sarà giocato, perché è l'unico che va a mettere la Sand oltre a Hippodon, ma Hippodon non si gioca. Tyranitar sarà così giocato? Probabilmente no, anche perché ha tanti Pokémon che lo vanno a counterare, che anche solo la metà basta. Quindi Ogerpon può essere il primo check a Shedinja. Secondo check a Shedinja: Magic Room, Magico Zona. Questa mossa, un po' alla Distorto Zona maniera, per 5 turni va a far sì che tutti gli strumenti dei Pokémon in campo vengano tolti e non vengano più utilizzati. Quindi in questo caso vai a togliere semplicemente il palloncino a Shedinja, e anche se Terra cristallizza elettro, gli spari una mossa a terra e ciaone all'insetto. Altro counter a Shedinja può essere il buon Weezing, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, dove proprio Weezing, con la sua abilità gas reagente, va a togliere l'abilità di Shedinja e ad annullarla. Altro sistema, qualora capitasse
Shedin già in campo per togliercelo dalle palle. Ovviamente non possono essere le Toxic Spike magari lanciate da un Glimmora, perché appunto Shedin già tenendo il palloncino, no, vola sul terreno di gioco e quindi non toccando terra non colpisce punte, Toxic e tutta quella merda che qualche volta troviamo in mezzo al campo. Ma può essere colpito dalle Stealth Rock, dalle rocce aguzze. E voi mi direte, sì, ma io posso mettere Levito Roccia un Pokémon solo per paura di Shedinja? Sì, se Shedinja sarà giocabile, sì, le devi mettere. È vero, può essere una mossa del cavolo, però è una mossa che ti può essere utile anche in altre situazioni, perché magari becchi un avversario che gioca molto sugli Switch e contro Switch, metti le Stealth e sta a posto e poi balla a beccare. Quindi uno dei papabili in questa situazione potrebbe essere il buon Landorus, che oltre a intimidire e rompere un po' le scatole, può mettere anche le Stealth Rock. Comunque sia, c'è davvero il rischio che Shedinja, qualora non venisse bannato dai codici di gioco e sia presente in Scarlatto e in Violetto, magari col secondo DLC, o comunque trasferibile da Pokémon Home e usabile tranquillamente in VGC, vedremo da quale serie, sarà un problema, sarà un Pokémon molto molto centralizzante, anche perché, come è successo in passato, se tu in fase di testing non hai una o due risposte a questo Pokémon e lo becchi, praticamente hai già perso in partenza. Ovviamente chi lo gioca non è costretto a portarlo durante i match. Come detto prima, è un Pokémon che anche solo a vederlo in team preview ti mette tanta tanta pressione. Quindi uno potrebbe fare un team con 5 Pokémon più Shedinja, buttato lì a caso, che in casi di estrema necessità entra e rompe davvero tanto 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 le scatole. Comunque, anche qua il tempo, ragazzi, ce lo dirà. Ditemi la vostra, fatemi sapere, insomma, se voi sognate questo ban di Shedinja. Io sinceramente già dico che se dovesse essere giocabile lo giocherò, ovviamente. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere attraverso un like, un commento, una condivisione, insomma sbizzaritevi anche qua come fareste con Shedinja. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, dove parleremo allo stesso tempo di un gradito e di un non gradito a seconda delle visioni. Ritorno di uno dei Pokémon più centralizzanti del metagame degli ultimi anni. Ciao ragazzi!